ragazzi, ciao da Andrea Unger. Una domanda che spesso mi viene posta è: come faccio a costruirmi una rendita mensile con trading? Oppure mi girate nell'altra maniera, vorrei fare questo perché vorrei costruirmi una rendita mensile o aggiuntiva o addirittura sostitutiva, uno stipendio, no? Ecco, inizio col dire che io non reputo molto saggio ragionare in questa maniera, perché vedendo quello che succede a me e quello che succede a tanti trader, miei colleghi, vi posso assicurare che la stabilità delle entrate del trading non è così lineare come servirebbe per questo obiettivo. Ci sono mesi in perdita, è normalissimo da parte del trading, ricordate che nel lungo periodo si è guadagno, però nel caso della rendita mensile, se addirittura dovesse essere lo stipendio, vi rendete conto che voi guadagnate su 1, 1, 1, se qua perdete 3 tornate al punto di partenza. E magari avete speso qualcosa, siete pure sotto, eppure avete bisogno dei soldi, non potete permettervi cadute di questo genere. Quindi l'idea che a volte viene anche proposta del trading for income o cose di questo genere, no? In realtà è un modo marchettaro di vendere qualcosa che non è in realtà possibile. Oddio, ci sono tanti modi che assicurano un andamento abbastanza lineare delle entrate. Voi salite, salite, salite linearmente e vi sentite invincibili, vi sentite arrivati. Però quei metodi nascondono spesso quel rischio che tutto il colpo succede questo. Io non sto qua a buffare, non è che voglio buffare, però è un dato di fatto, è vero, ci sono fondi internazionali che hanno mostrato equity line di questo genere e con questo risultato. Perché il metodo che adottavano per permettere questo aveva questo rischio, e prima o poi qualcuno bussa alla porta e chiede il tornaconto, e quello è quello che succede. Caso estremo, caso che da sotto, no, è un caso che bisogna considerare. Allora non è che voi questo mese qua sarete per forza in vacanza e non state operando e quindi lo saltate, non lo potete sapere, se lo sapeste fareste l'opposto e guadagnereste pure tutto questo. Il problema è proprio che non c'è quella linearità dell'andamento di qualsiasi strategia. Ce ne sono alcune che sono lineari per tanto tempo, fino al momento in cui non lo sono più, ma quando quelle non lo sono più fanno tanto male. Poi ci sono quelle che invece vanno così, io sono arrivato da qui a lì, però come ci sono andato, in questi momenti qua come mi sentivo, insomma sono tutti problemi che ci sono, bisogna essere coscienti, bisogna essere pronti ad affrontarli, però se uno parte con l'idea della rendita mensile, non può passare attraverso questo andamento e non può rischiare questo. So di dare una delusione a molti dicendo questo, so che molti colleghi trader in questo momento stanno magari ridendo di me perché pensano che io sia una 12 ore spaventata, e in realtà in questi casi, questo lo conosco perché ne ho visti tanti, questi li ho visti alcuni, ma so che sono alquanto dolorosi. E non vorrei mai trovare qualcuno che viene a dire: tu mi hai promesso questo e poi è successo questo. Io mi metto in guardia, questo può succedere, quello succede, in ogni caso, uno e l'altro, questo non c'è, e sarebbe se poi qui c'è l'altro capitombolo, ed è quello che noi vogliamo evitare, ovviamente. Per cui ragazzi, il trading deve essere una passione, un hobby forse, può essere un lavoro, ma bisogna essere coscienti che non è il lavoro dalle 9 alle 5, per fare quello, infatti i lavoratori dipendenti. Adesso voi direte: non c'è lavoro, sì, ma questo è rigirare il problema dall'altra parte. Il problema è che il trading non è la soluzione allo stipendio sicuro, ecco. E chi vi fa credere questo è in malafede, a mio avviso. Per cui il trading è affascinante, è bello, può essere profittevole, può essere fonte di soddisfazione, però non sarà mai fonte di una piena tranquillità economica, tantomeno quella del classico impiegato che porta a casa lo stipendio ogni fine mese. Ragazzi, c'è da rimboccarsi le maniche, c'è da studiare, si può guadagnare, ma non si può immaginarsi la rendita costante mensile, perché in effetti è difficilissimo che ci possa essere per un tempo sufficientemente lungo a garantirci la tranquillità. Ciao ragazzi, alla prossima! Ti è piaciuto quello che hai visto? Se vuoi rimanere aggiornato, iscriviti qui sotto e verrai avvisato prontamente quando c'è del nuovo materiale.